Nel mio libro Aprire un nuovo ristorante, ecco la copertina, un capitolo, un importante capitolo, è dedicato al business plan. In questo capitolo non solo spiego l'importanza di fare business plan, non mi ripeto qui sul video perché insomma ne abbiamo parlato tante volte, ma entro nel merito di quelle che dovrebbero essere le sezioni principali di un business plan. Poi è un capitolo, quindi non ho la pretesa di esaurire l'argomento su come fare un business plan nell'ambito di un capitolo, no? Ci si potrebbero scrivere anche due libri. Però almeno sapere quali sono i criteri, quali sono le sezioni, le cose che dovete indicare, in che forma, la lunghezza, perché a volte si sbaglia, nel senso che si danno troppe informazioni su un aspetto e poche informazioni su un altro. Quindi un qualcosa che vi mette in grado di produrre il documento da voi o quantomeno di capire cosa vi serve per produrre il documento. Perché anche se vi fate dare una mano da un consulente, questa è una cosa per cui vengo spesso chiamato, poi però il consulente vi chiede tutta una serie di informazioni che voi dovete avere, se no il consulente non serve a niente, però non può avere le informazioni a posto vostro. Beh, alcune informazioni, molte informazioni sì, ma non tutte. Alcune dovete trovarle voi. Perché trovo che sia un capitolo importante? Perché questo aspetto è troppo spesso ignorato. Cioè io vedo un ristorante partire e il business plan si fa il giorno prima che il ristorante parte e si scoprono tutta una serie di cose. Ma il business plan deve essere fatto quando ancora non avete neppure iniziato i lavori di ristrutturazione, perché nel business plan, tra le altre cose, ci sono i costi dei lavori di ristrutturazione. Quindi, come fate a fare una valutazione? Se fate tutto quando ormai i lavori sono iniziati, a quel punto, se anche la valutazione fosse che non conviene aprire questo ristorante, cosa fate? Ormai siete in corsa. Quindi, business plan è una delle primissime cose che devono essere effettuate molto prima di iniziare i lavori e addirittura anche prima di fare il contratto di affitto del locale. Perché? Perché il business plan serve per dare una risposta fondamentale. Tutto ciò ha senso o no? E se ormai avete iniziato, quando anche la risposta forse non ha senso, oppure devi fare una profonda modifica, ormai tu sei partito. Business plan va fatto prima. Quindi questo capitolo potrà essere anche il capitolo più noioso di tutto il libro, però è un capitolo che dovete assolutamente leggere. Ovviamente io parlo di ristoranti, ma sapete, ho detto più volte che il libro è indicato per qualunque attività nell'ambito della ristorazione e della ricettività, quindi trattoria piuttosto che persino gastronomia, un albergo, una locanda, un bed and breakfast, un home food o un home restaurant, se preferite chiamarlo così. Riferimenti sono sempre gli stessi, ve li metto sotto. Il libro costa 11 euro in formato PDF oppure ebook o Kindle. Lo potete avere semplicemente scrivendomi, sotto trovate l'email. E se in particolare mi interessa il tema business plan, oltre a leggere la sezione del libro, il capitolo del libro, potete anche scrivermi, perché appunto è uno dei lavori che io faccio abitualmente per conto dei vari titolari di ristoranti e gestori. Per adesso, ciao, vado a registrarvi dei video più tecnici e più legati alla cucina. Buona giornata.